Cari amici, ben ritrovati. Ci eravamo lasciati l'estate scorsa per rivederci all'inizio dell'autunno e siamo qui con questa rubrica, Il respiro dell'anima, a farvi compagnia, a portarvi nelle vostre case. Ringraziamo questa emittente che ogni settimana alla stessa ora ci dà la possibilità di entrare timidamente nelle vostre case per presentare un po' gli aspetti della vita ecclesiale, i temi della fede e della spiritualità di questa diocesi di Sulmona Valva. In questa rubrica un momento eccezionale. Abbiamo celebrato il convegno diocesano lo scorso settembre sul tema In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Tante immagini, le interviste, la partecipazione di tante persone. Come sempre questa rubrica, come tanti di voi già ben sanno, termina con la buona novella, il commento al Vangelo della Domenica. Allora, grazie di essere con noi, vi invito a seguirci e buona visione. Cinquecento persone hanno gremito la cattedrale di San Panfilo per partecipare al convegno diocesano sul tema In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Presenti i sacerdoti religiosi, le religiose, i seminaristi, gli insegnanti di religione, i catechisti, gli operatori di pastorale dei diversi settori, i laici provenienti dalle 76 parrocchie della diocesi. Un forte momento di chiesa diocesana che si è vista riunita nella cattedrale, chiesa madre di tutte le chiese, intorno al Vescovo, per riflettere sul cammino futuro della Chiesa in sintonia con il prossimo convegno di Firenze. L'incontro è iniziato con l'invocazione allo Spirito Santo, l'ascolto della parola di Dio, un momento di preghiera e l'intronizzazione dell'icona di Cristo Pantocrator, dell'Evangeliario, con i cinque verbi su cui si rifletterà: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Don Carmine Caione ha preso la parola per presentare il convegno e dare le direttive. Il Vescovo ha salutato tutti i presenti ringraziandoli per la numerosa e fattiva partecipazione. Ha detto: «È il momento di sintonizzarci sulla parola di Dio, su quanto ci sta indicando Papa Francesco, per intraprendere con rinnovato impegno il cammino della nostra amata Chiesa locale, ponendo il Signore Gesù al centro di questi lavori, per ritrovare, partendo da Lui, il nuovo umanesimo». Ha poi dato la parola al relatore, Don Giuseppe Di Virgilio, biblista, che tiene i corsi di formazione biblica anche a Sulmona da alcuni anni. Il relatore ha presentato due icone evangeliche, il buon samaritano e i due discepoli di Emmaus, per un confronto sulla condizione attuale della nostra Chiesa diocesana. Con profondità, ma anche con semplicità di linguaggio, ha incantato le tante persone presenti, facendole incontrare con la parola di Dio. Commentando la parabola del buon samaritano, si è fermato sui verbi vedere, amare appassionatamente, farsi prossimo, fasciare le ferite, versare olio e vino, farsi carico del fratello, offrire ospitalità, avere cura del fratello ferito, pagare di persona e ritornare. La strada è il luogo dell'indifferenza che nel racconto diventa luogo della differenza nel rapporto con Dio e con il prossimo. Il problema della parabola non è tanto di sapere chi è il prossimo, ma di farsi prossimo. Si tratta di convertirsi uscendo da se stessi, dai propri egoismi, vedendo il proprio simile come fratello e non come concorrente. Commentando il testo lucano dei discepoli di Emmaus, il professor Don Giuseppe Di Virgilio ha fatto cogliere il triplice movimento che viene nel brano con tre tappe: la delusione, l'illuminazione e la missione. La pagina lucana è una grande catechesi che ci aiuta a cogliere quattro punti principali della vita cristiana: il cammino per arrivare alla fede pasquale, la parola, l'Eucaristia e la missione del Vangelo verso tutti.
In questo cammino si incontra e si ascolta la parola di Dio, e da quella tristezza, da quella stanchezza, da quella delusione rinasce la speranza, perché fatto di un incontro con il Signore Gesù. Dopo la relazione sono seguite le domande di alcune persone a cui Don Giuseppe Di Virgilio ha risposto con immediatezza e chiarezza. Seguito l'altro momento al convegno, quello dell'evangelizzazione attraverso la canzone e la musica con Giosi Cento, sacerdote cantautore, che ha cantato alcune sue canzoni intervallandole da una efficace catechesi. La cattedrale si è animata del bel canto e della gioia di lodare il Signore. Cosa significa oggi una chiesa in uscita e una chiesa che evangelizza? Ma mi sembra il cammino più affascinante. D'altra parte Gesù non ha detto state a casa vostra, ha detto andate, muovetevi. Lui è stato sempre in cammino, ha detto camminate. Lui è stato dove c'era la gente, dove c'erano i malati, dove c'erano i disgraziati, c'era Lui. Per cui non stiamo facendo niente di nuovo, probabilmente addosso ci stiamo sentendo un po' la ruggine di anni di chiesa, anche se c'è stato un concilio meraviglioso, e forse la spinta di Papa Francesco ci fa credere e osare che è possibile non una nuova evangelizzazione, l'evangelizzazione di sempre, perché io credo che la più grande modernità è quella che odora di eternità. Hai calcato tanti palchi, tante assemblee, incontrato tantissimi giovani. Una parola ai giovani, visto che hai cantato con loro e per loro, proprio per educarli alla vita buona del Vangelo. Ma io credo che i ragazzi di oggi, che sono riempiti di tante cose, abbiano bisogno di credere nella propria anima, di credere nelle proprie possibilità e di osare di scoprire questo Gesù Cristo che davvero dà l'unica novità nella vita. Si va alla ricerca di tutte le novità che la tecnologia o altre cose stanno tirando fuori. Poi ci si accorge che la novità è sempre dentro lo spirito, dentro l'anima. E i ragazzi hanno delle antenne meravigliose sull'anima che dovremmo cercare di toccare, di svegliare. E loro arrivano poi, perché senza giovani il mondo non è bello.
Io dico ai giovani, giovani, credeteci che siete forti. Pensa, è una parola di quasi 2000 anni fa, di San Giovanni, credeteci che siete forti, perché quasi nessuno ve lo dice più. Vi dicono che siete fragili, vi dicono che siete accarezzati dalle droghe, che siete accarezzati dalla birra, che siete accarezzati dalle esperienze precoci, e invece dentro avete un'anima giovane. Cari ragazzi, Dio non si è sbagliato a inventare la vostra generazione. Io vi voglio bene. Don Marco, un prete giovane con i giovani in missione. Come si entra oggi nel mondo giovanile così affascinante ma anche misterioso? Qual è il segreto? Ma io penso che essere noi stessi è la cosa più semplice e più bella per comunicare ai giovani. Senza, ecco, costruzioni, senza linguaggi particolari, con la schiettezza che hanno i giovani, con anche la semplicità, no, del mondo giovanile. Non hanno grandi costruzioni, come dicevano, e quindi neanche discorsi molto alti. Il modo più semplice per comunicare, secondo me, è con la nostra vita, con il nostro sorriso, con la nostra gioia. Mi piace sempre una frase che mi ha colpito di Papa Francesco, proprio, no? Una chiesa che cresce per attrazione, no? Mostrare ai giovani la bellezza, la gioia, la semplicità, no? Quella che poi ci ha attratto a noi. E allora con questa qui, no, è il modo più bello e più grande per comunicare ai giovani. Il secondo giorno del convegno diocesano ha visto la larga partecipazione dei laici che, divisi in gruppo, hanno avuto la possibilità di dialogare e mettere in comune le riflessioni emerse, soffermandosi sui 5 verbi del convegno: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. L'incontro con i biblisti in genere sono sempre esperienze molto belle, perché ci presentano delle scene del Vangelo che conosciamo magari a memoria, però loro riescono a sottolineare parola per parola, momento per momento, e ci fanno vivere la scena in un modo completamente diverso. Mettono il dito su delle parole particolari, per cui alla fine ci fanno crescere, ci formano verso un percorso che magari cerchiamo di fare in modo diverso. Io penso che questo convegno ci dia senz'altro molto per crescere in un cammino cristiano. Questo percorso poi l'abbiamo anche completato con i gruppi di formazione, in cui abbiamo messo un po' a comune le esperienze di questo giorno, e quindi abbiamo anche cercato di tradurre in offerte operative. Come facilitatori abbiamo cercato di aiutare tutti gli intervenuti al convegno, ognuno nel proprio gruppo, ad esprimere le loro esperienze e anche le loro indicazioni da poter mettere in pratica nell'ambito della vita parrocchiale e diocesana. Ma è stata un'esperienza molto produttiva, perché tutti hanno espresso il loro parere, tanto che e abbiamo potuto raccogliere anche degli inviti e delle proposte scritte da parte di molti dei partecipanti. In tutti i gruppi c'è stata viva partecipazione, segno di come le tematiche sono attuali e presenti nella realtà parrocchiale ed ecclesiale. Ogni gruppo ha elaborato una sintesi di quanto emerso, che è stata consegnata al termine dell'incontro. In cattedrale poi sono state ascoltate 5 interessanti testimonianze, sempre sui 5 verbi, frutto dell'incontro delle foranie di Sulmona, di Castel di Sangro, di Corfinio, di Popoli e di Introdacqua. In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Abbiamo qui una coppia che ha portato la propria testimonianza alla fine dei lavori. A voi è toccato, come dire,
parlare sul verbo trasfigurare. Ci avete incantati sulla vostra vita di coppia come trasfigurazione. Cosa possiamo aggiungere? Il matrimonio ci ha cambiato la nostra proprio vita di coppia, il modo di vivere la nostra quotidianità, la spiritualità. Dopo il matrimonio c'è stato veramente un cambiamento sia di coppia, ma nello stesso tempo dentro di noi. Quindi auguro alle giovani coppie, a chi si sta avvicinando al sacramento del matrimonio, di vivere questo come l'abbiamo vissuto noi, sì. Con amore, e soprattutto l'amore tra la coppia e soprattutto l'amore con Dio. Dopo un percorso fatto con, diciamo, con i nostri gruppi, abbiamo portato avanti anche dopo il matrimonio questi incontri, e come abbiamo già testimoniato, diciamo che da qui è stato un inizio del percorso prima e poi un continuare, e quindi noi speriamo comunque di continuare ancora così insieme e condividere con gli altri le emozioni che abbiamo provato sulla nostra pelle. L'incontro è terminato con un momento di preghiera presieduto dal vicario generale Monsignor Maurizio Nannarone. Le schede con la sintesi dei lavori di gruppo sono state consegnate al Vescovo, che dopo attenta lettura elaborerà le linee di programmazione pastorale per l'anno 2015-2016. Il convegno è stato un bel momento di Chiesa viva, dove tutti hanno potuto ascoltare la parola di Dio, ma anche fare proposte e soprattutto fare esperienza di una Chiesa unita e in cammino sotto il soffio dello Spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» dissero. «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli lo rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Il Vangelo ci presenta Gesù che viene avvicinato e interrogato dai farisei. Gli chiedono se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. È un modo per metterlo in difficoltà. Non è una sincera ricerca della verità. Ma Gesù non si sottrae al confronto e risponde alla domanda, rinviando a ciò che dice la legge data da Dio attraverso Mosè. Loro prontamente rispondono: «Mosè ha promesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù a queste parole invita ad andare al cuore di quelle parole, dicendo: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una carne sola. Dunque l'uomo non divida, non separi ciò che Dio ha congiunto». Come a dire,
la clausola del divorzio trasmessa da Mosè ai figli di Israele era solo un gesto di pazienza verso la durezza del cuore, cioè verso l'incredulità e il rifiuto dell'uomo ad obbedire alla volontà profonda di Dio. Ma Dio, fin dal principio, ha avuto come progetto la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, e questo per sempre nella fedeltà e nella indissolubilità. Non quello di dividere, ma quello di unire. L'uomo e la donna che si uniscono in matrimonio, che si sposano, sono chiamati ad essere una cosa sola, una carne sola. Dio non divorzia dal suo popolo Israele. Dio non divorzia dalla Chiesa, nonostante le loro infedeltà. Ecco perché l'unione coniugale è indissolubile, in quanto segno di una realtà che trascende il matrimonio e che l'alleanza irrevocabile tra Dio e il suo popolo, tra il Signore Gesù e la sua Chiesa. L'insegnamento di Gesù è chiaro, non ammette interpretazioni di sorte. Il matrimonio cristiano è fondato sull'unità e l'indissolubilità di ciò che Dio ha benedetto e unito. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Quando si celebra il sacramento del matrimonio, un amore umano, per intervento di Dio diventa sacro. In un matrimonio liberamente celebrato ci sono un uomo e una donna che si amano, e c'è Dio che dona loro la forza di potersi amare come Lui ha amato la sua Chiesa, fino alla morte sulla croce, nella dedizione totale, fedele e indissolubile. Quando un matrimonio entra in crisi, è segno che non è venuto a mancare solo qualcosa, ma qualcuno, cioè l'amore al Signore. Se una coppia non ascolta la parola di Dio, se non partecipa all'Eucarestia, alla Domenica, se non prega, se non mantiene il collegamento con Dio, allora il matrimonio si affievolisce, si impoverisce. Dio ha creato una relazione che mette insieme due risorse, uomo e donna, e lo rende, queste persone le rende complementari e reciproche, rende sacra questa unione con il matrimonio sacramento, ossia segno dell'amore e della vita che Dio vive in se stesso, Trinità. Unione indissolubile, relazione perpetua. Il Vangelo di questa domenica termina con una bellissima parte. Gesù prende tra le braccia i bambini e li benedice. Gesù vuole così insegnare che i figli hanno bisogno di una famiglia e chiedono unità e stabilità dell'amore dei loro genitori. Ecco, inizia il sinodo sulla famiglia. Preghiamo per tutte le famiglie e perché questo sinodo, ispirato dallo Spirito Santo, porti quei frutti buoni per la vita della Chiesa, della società e del mondo. A tutti buona settimana. A risentirci e arrivederci su questa emittente la prossima settimana. Buona domenica.